Buonasera a tutti, grazie per quanti sono qui in presenza e tantissimi che già si sono collegati da remoto. È davvero un piacere questa sera poter presentare questo libro che inizia una serie di incontri voluti fortemente dalla Fondazione Lottomatica, che ha nel suo DNA, nel suo statuto, il tema della divulgazione, della ricerca, dell'incontro e del confronto. Ha due temi centrali che vorrà sviluppare in una serie di incontri che verranno articolati da qui in divenire, che sono la sostenibilità e il digitale. E proprio dal digitale ripartiamo oggi con questo libro davvero molto interessante che si chiama appunto Lo Stato Digitale, scritto dalla professoressa Luisa Torchia, che va a analizzare delle tematiche che, come vedrete, sebbene sia stato scritto per i suoi alunni, è veramente il centro della nostra quotidianità. Farà un escurso dalla parte italiana, di quella che è la normativa, la comunicazione, cosa succede, poi con uno sguardo importante all'Europa e anche oltreoceano. Io, prima di iniziare con i saluti, presento subito i miei ospiti, che sono Stefano Firpo, direttore generale di Assonime, poi anche Antonino Santoni, vicepresidente di Confindustria Nazionale con delega al digitale. Ovviamente la dottoressa e professoressa Luisa Torchia, che è docente a Roma 3 e possiamo dire sicuramente una delle massime esperte delle tematiche di tutto riguarda il diritto amministrativo e non solo. E poi abbiamo anche il piacere di avere qui con noi il direttore generale d'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Bruno Fratassi. Ma io adesso, visto che ci troviamo al Centro Studi Americani, darei subito la parola a quello che è di fatto il padrone di casa, Roberto Sgalla. Grazie, buonasera a tutti, buonasera a chi presenterà il libro e a chi parteciperà ascoltando e interloquendo, se magari ci sono le condizioni, con i relatori. Il centro da molti è conosciuto, per chi è la prima volta non solo do il benvenuto, ma come dire, aiuto ad ammirare le bellezze che il centro offre. Un palazzo di metà del Cinquecento, un palazzo pubblico oggi, questo è un palazzo pubblico, quindi una bellezza, come dire, a disposizione della collettività. Si stanno facendo anche grossi lavori di restauro, già iniziati all'esterno e che continueranno all'interno. Il Centro Studi è un centro appunto di carattere culturale, direbbe un famoso comico, il nome, dietro il nome c'è tutta la sua mission, Centro Studi Americani, quindi un ponte tra l'Italia, l'Europa e l'America, quindi un ponte per, diciamo, per le politiche transatlantiche. A noi fa molto piacere ospitare questa presentazione per due motivi. Primo, perché l'Automatica, la Fondazione, è un nostro socio e quindi, come dire, è per noi un elemento di prestigio, fa sì che i nostri soci possano utilizzare, possano, come dire, lavorare, essere qui presenti per le proprie attività. Secondo, perché il tema del digitale è nelle nostre corde. Il Centro Studi ormai da 2 anni realizza eventi di questo tipo, anche, come dire, con una visione internazionale, perché il tema del digitale non ha, come dire, territorio, la professoressa ce lo può insegnare, non ha territorio, il digitale, come dire, è molto da definire l'area di interesse, non per niente il tema dei reati. Qui abbiamo, mi fa molto piacere salutare l'ex procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, sa bene, perché ne abbiamo parlato spesso, qual erano le dove finiva e dove iniziava le competenze del commesso reato. Chiedo scusa, non ho il limite di cellulare. E diceva, a noi interessa molto questo tema e quindi ci fa molto piacere ospitare. È occasione appunto per salutare anche alcuni amici, tra parentesi è per me un piacere avere qui il direttore generale dell'agenzia, il prefetto Bruno Frattasi, mi ha, come dire, accomunato un po' un percorso di vita professionale al Ministero dell'Interno e quindi sono quei fili che è piacevole ogni tanto riannodare. Io non entro nel merito perché ci sono illustri relatori, dico solo veramente, faccio i migliori auguri, permettetemi di, come dire, di darvi un elemento organizzativo. Voi trovate delle vignette attaccate ai vari punti sulla biblioteca eccetera, è un modo per iscrivervi alla nostra mail list. Chiunque alla fine vuole iscriversi alla mail list, basta
che apre il QR code, manda il suo indirizzo e sarà nostra cura ogni volta che facciamo eventi inviarvi l'invito. È un modo, come dire, meno formale, un po' più digitale, ecco, diciamo così. Prima, qualche secolo fa, si faceva passare il foglio per mettere l'indirizzo. Ecco, diciamo che anche noi siamo un po' evoluti sul piano digitale, quindi abbiamo escogitato questo sistema. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, a questo punto chiederei al presidente della Fondazione Lottomatica, Riccardo Capecchi, di farci un saluto introduttivo. Buongiorno, grazie a tutti. E come diceva Janina Dagnandau, questo è il primo evento che Fondazione Lottomatica presenta per raccontare un po' una visione che noi ci siamo dati. Con il fondatore abbiamo provato a costruire una visione, cerchiamo di restituire attraverso la conoscenza, proponendo delle occasioni per definire i nuovi saperi. E allora, se ragioniamo sullo sviluppo della conoscenza, proprio perché noi ci intendiamo occuparci di persone, di sostenibilità, abbiamo anche ragionato su dei progetti che siano molto concreti. Sin qui abbiamo avviato un primo progetto di sostegno al Policlinico Gemelli sulla ricerca sulle dipendenze, faremo altre iniziative molto concrete rivolte all'attenzione alle persone, e oggi cerchiamo di ragionare su una tematica che riguarda assolutamente le persone, perché il cambio di paradigma connesso alla transizione digitale rappresenta un nuovo mindset con il quale noi ci dobbiamo confrontare. E proprio perché le regole cambiano la vita delle persone, il libro di Luisa Torchia rappresenta un punto di riferimento importante che oggi noi intendiamo offrire alla collettività, al ragionamento, per fornire una lettura, una chiave di lettura rispetto al nuovo modo di essere della società. Perché noi leggiamo dei nuovi paradigmi, ragioniamo quindi su regole, su legalità e ragioniamo anche e soprattutto su un sistema che affronta appunto paradigmi nuovi. Il tema dell'intelligenza artificiale, il tema di ChatGPT, che oggi sono sia in termini regolamentari ma anche in termini di impatto concreto sulla vita quotidiana, rappresentano delle nuove frontiere. Ecco, questa iniziativa rappresenta il primo passaggio per provare a interrogarci con gli appuntamenti della Fondazione rispetto alle cose che possono accadere e che ci cambiano la vita, con una attenzione fondamentale che è quella di costruire delle opportunità di riflessione dal lato e di azione concreta nei confronti delle persone. In questo senso speriamo che oggi avremo un primo importante momento di dibattito dal quale poi scenderanno ulteriori iniziative che a breve vi comunicheremo. Grazie. Grazie, grazie davvero. In effetti questo, possiamo dire, è un libro che è un eterno divenire, quindi, e oggi abbiamo la fortuna con i nostri ospiti di analizzare quello che è il binomio Stato e digitale da diversi punti di vista. Io partirei dal dottor Santoni, a cui le chiederei qual è il rapporto appunto che hanno in questo momento le imprese con uno Stato e a che punto è questo Stato digitale? Buon pomeriggio a tutti. Rappresento nel team di Bonomi in Confindustria il digitale, e lo dico perché la scelta per la prima volta in Confindustria, che rappresenta circa 150.000 imprese, più di 5 milioni di persone che lavorano all'interno di queste aziende, è stata decisa di dare una delega al digitale, non per il settore ma come abilitatore della trasformazione delle nostre imprese. E questa scelta, che la chiamo scelta, che è stata strategica, ha delle priorità importanti. La prima, e torno allo Stato, incomincio a parlarvi di Stato digitale, come possiamo trarre beneficio come imprese e come paese nel catturare l'economia dei dati? E come può il nostro Paese considerare l'economia dei dati
fattore critico di successo. Dite, ma che vuol dire questo? Torno indietro e torno, se leggete il libro, l'ho trovato particolarmente interessante perché fa parte della storia, gli Stati Uniti decisero di non regolamentare la nascita delle piattaforme, la crescita delle start-up, questo ha creato quello che oggi stiamo vivendo e ha dato grandissima flessibilità, ma ha anche creato dei monopoli e dei oligopoli. Allora lo guarda a casa nostra e dice, ma io sono un'impresa manifatturiera, come faccio a monetizzare i miei dati? Come li utilizzo? Con questo principio che è di straordinaria importanza guardo il mondo, guardo l'Europa, guardo il nostro paese. E se guardo il mondo, diciamo l'Europa in particolare ha deciso fino ad ora di essere solo l'arbitro tra delle sfide tecnologiche che nascevano negli Stati Uniti o che nascevano in altri paesi del mondo, mi viene in mente la Cina. E la nostra buona pratica sono state le regole. Mi viene in mente GDPR, anche se io non sono esperto di questo, quindi potrei non dare tutta la visione sulle regole. È questo il valore che vuole avere l'Europa? E la risposta è no. E quindi una serie di investimenti, proprio in particolare grazie anche ai Next Generation European Funds, ma non solo, sono per dire qual è il nostro ruolo. E io sono profondamente convinto che la valorizzazione e lo sviluppo dell'economia dei dati possa essere lo straordinario modo in cui l'Europa si differenzia. Vi porto un esempio. In Europa abbiamo deciso, membri della comunità europea, di sviluppare un progetto che si chiama Gaia X. Gaia X ha l'ambizione di creare un linguaggio comune tra l'industria delle automotive, tra l'industria manifatturiera, tra varie industrie che trovano un modo sicuro, interoperabile nel dialogo tra di loro. Se questo avviene, vuol dire che le aziende e il nostro paese, l'Europa, riuscirà a utilizzare questa nuova economia che è la valorizzazione dei dati. E dici, beh, perché gli altri non lo possono fare? Perché quella competenza della trasformazione dei modelli fisici, i modelli digitali, il nostro IP, è quello dove le nostre imprese sono forti. Abbiamo Brembo all'interno di Gaia X. Chi meglio di Brembo può capire e catturare la trasformazione del loro modello di business attraverso il digitale? Le regole. Certo, noi dobbiamo assolutamente riflettere sulle regole. Le ultime evoluzioni, siamo diventati tutti campioni del mondo di ChatGPT. Se ci pensate, è il nome più difficile di un prodotto che è difficile. Io mi alleno a casa a ricordarmi che c'è la G, la P e la T. Non so se capita anche a voi per dirla bene. Ma se pensate al GDPR, il GDPR è stato pensato prima dell'intelligenza artificiale. Forse ha più senso, invece di parlare esclusivamente di ChatGPT, pensare a come ripensare il GDPR, ad esempio, o come ripensare le regole. Le regole, a mio avviso, però non risolvono tutto. Io penso che una straordinaria accelerazione di essere più consapevoli dell'utilizzo del digitale in tutti i lavori, in tutte le professioni, sia la chiave di volta. Ed è per quello che la seconda priorità nella mia attività è come fare in modo che tutti noi cittadini italiani ci aggiorniamo al sistema operativo. Sono sicuro che lo provate a casa. Torniamo a casa, ci colleghiamo il nostro smartphone al wifi, all'alimentazione, il giorno dopo ci si sveglia e abbiamo l'ultimo sistema operativo. Ecco, come fare in modo che tutti i nostri studenti, tutte le persone che lavorano, tutte le persone che sono nella pubblica amministrazione possano essere maggiormente consapevoli? E concludo con la terza priorità, che è la sicurezza. Chiaramente abbiamo il direttore dell'agenzia, una riflessione. Proviamo a immaginarsi come la sicurezza cibernetica come fattore competitivo di successo per le imprese, per un paese. E proviamo a immaginarci che questa maggiore consapevolezza possa aiutarci, e penso alle imprese, a essere protagonisti di ecosistemi. E guardate che le aziende oggi non competono più da sole. Le aziende competono parte di ecosistemi. E se questi ecosistemi sono deboli, o per via delle regole, o per via di un gap tecnologico di consapevolezza, la cyber security, scusate se la dico male, vanno a casa.
non hanno successo, non assumono, che siano esse grandi o piccole. E quindi il dialogo proprio all'interno delle imprese, nel come collaborare con l'agenzia, con chi crea le regole, per dare maggiore competitività alle imprese, per dare opportunità ai cittadini, è priorità straordinaria. Quindi ben venga un libro fatto così bene, ho avuto il piacere di leggerlo, di gustarmelo, lo terrò come mio bigino per le varie iniziative, ma è quanto è importante oggi avere questa straordinaria collaborazione tra lo Stato digitale, lo Stato che regolamenta e le imprese e avere un dialogo costante, perché se facciamo questo il Paese è più competitivo. Grazie. Mi ha dato l'assist per la domanda al direttore Frattasi. Sicuramente il tema della cybersicurezza è centrale sia a livello nazionale che proprio nelle singole aziende. Quello che ci riporta questo libro è proprio l'importanza che sta avendo anche proprio negli ultimi tempi, stiamo parlando sempre più di attacchi, di cybersicurezza e non solo, ecco, ma a che punto siamo e quali sono a suo avviso i limiti che ancora ha la cybersicurezza, cioè dove andare a intervenire? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, agli ospiti qui del salotto e anche a quelli che sono in platea. Allora, intanto grazie dell'invito e vengo alla sua domanda. Insomma, lo stato della sicurezza oggi va correlato agli attacchi a cui siamo sottoposti in questo momento, ne parlano i giornali. Ne parlava ieri Sole 24 Ore, tanto per dire una testata, che ce ne sono state anche altre nei giorni passati, in cui si metteva in evidenza questa teoria di attacchi che abbiamo ricevuto, i cosiddetti attacchi DDoS, ecco, che mettono in qualche modo in grave difficoltà o in media difficoltà a seconda della capacità di resistere o di difendersi rispetto a questi attacchi, le nostre amministrazioni, ma anche le società pubbliche. Lo ha subito l'ATM di Milano, l'ha subito l'ATAC di Roma. Per alcune ore questi servizi online di questi grandi società pubbliche che si occupano di mobilità, di trasporto urbano, e come diceva prima chi mi ha preceduto, naturalmente registrano anche una difficoltà della società, che non è soltanto un danno economico, non è soltanto, lo sarà anche, ma anche un danno reputazionale. Oggi, da questo punto di vista, il danno reputazionale è un danno particolarmente sentito e copre una fascia di vulnerabilità molto ampia, perché naturalmente la vulnerabilità, il danno d'immagine, il danno reputazionale è un danno che resta nella memoria del cittadino, resta nella memoria dell'utente e non può essere banalizzato. È vero che gli attacchi che sono stati compiuti, gli attacchi DDoS, non comportano la captazione delle credenziali di un sistema, non comportano la trafugazione di dati, non comportano cioè danni gravi, permanenti, irreversibili ai sistemi che vengono attaccati. Almeno questa è l'opinione che mi danno i tecnici, e io naturalmente confido molto nella competenza, essendo io un giurista, si barbalisce di questa, non comportano danni irreversibili, gravi, permanenti ai sistemi. Ma tuttavia i danni che sono correlati a questi attacchi, che sono danni, portati alla vita comune di tanti cittadini, di milioni di cittadini, perché il danno che subisce, l'attacco che subisce ATAC, significa sostanzialmente che la città metropolitana di Roma, che più o meno conta 3 milioni di abitanti, no Stefano? Più o meno. Ecco, molta gente che si affida a questi servizi per organizzare la propria vita quotidiana la vede in qualche modo sconvolta. Ecco. Quindi la domanda che lei diceva, la sicurezza oggi in realtà è affidata anche alla capacità di difendersi da questi attacchi
che sono, diciamo, di lieve entità, perché abbiamo detto che non producono, e tuttavia che comportano un down dei sistemi informativi di questi giganti, perché l'ATAC, l'ATM sono, insomma, società pubbliche di un certo peso. Quindi che cosa significa? Altri sistemi informativi che vengono in qualche modo scossi da questi attacchi. Quindi questo che cosa significa? Che la maturità della postura cibernetica, diciamo così, la sicurezza cibernetica di questi player è non ancora giunta a un livello di maturazione, di maturità, che comporta anche una difesa, diciamo, abbastanza solida rispetto a questo tipo di attacco, che pure non è grave né gravissimo, anzi è considerato di lieve o di poca entità, di scarsa entità. Quindi questo vuol dire, e con questo le rispondo indirettamente alla domanda, c'è ancora molto da costruire per arrivare a, diciamo, un livello di sicurezza più alto, più elevato, che ci riesca a difendere da questi attacchi, come anche da quelli più gravi. Da dove si comincia? Ecco, innanzitutto si comincia dalla costruire, lo diceva anche prima il dottore Santoni, se non sbaglio il cognome, che praticamente faceva riferimento anche a una cultura della sicurezza informatica, una cultura della sicurezza informatica che deve riguardare un po' tutti, gli operatori privati oltre che gli operatori pubblici, perché l'abbiamo sentito, non sono soltanto gli operatori pubblici ma anche gli operatori privati interessati alla messa in valore dei dati, e quindi sono interessati a difenderli, e se li difendono bene acquistano anche una maggiore sicurezza, una maggiore reputazione nei confronti della clientela verso la quale si rivolgono, alla quale si rivolgono. Quindi una maggiore sicurezza passa anche da una maggiore cultura informatica. Io stamattina ho partecipato a un evento che si svolgeva alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, dove hanno riservato una giornata formativa alla cybersicurezza nell'ambito del corso, di uno dei vari corsi che tiene, corso concorso che tiene la Scuola Nazionale per la selezione dei quadri dirigenti. Che cosa volevo dire al riguardo? Due cose rispetto a questa esperienza, che proprio di stamattina, la prima: abbiamo una partecipazione a questi corsi concorsi di giovani che vengono dalle professioni ma anche dalla pubblica amministrazione, e che non sono tutti laureati in giurisprudenza o in scienze politiche. No, c'è una diversità, diciamo, cioè c'è una diversificazione delle lauree di provenienza, per cui ci sono molti ingegneri, molti con lauree tecniche, e quindi, diciamo, da un certo punto di vista c'è una maggiore sensibilità in questa fetta di dirigenza pubblica che arriverà più o meno a ricoprire incarichi di maggiore responsabilità verso il tema della cybersicurezza, tema che dovrebbe appassionare tutti per la verità, ma lì abbiamo delle leve che magari sono più preparate, più pronte, più sensibili verso questo tema. Secondo, dobbiamo naturalmente investire tanto nella cybersicurezza. Ci sono 623 milioni di euro che sono appostati sulle risorse del Fondo Nazionale, del PNR, del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, che servono proprio a far crescere la cybersicurezza in Italia. Come? Anche attraverso, lo diceva sempre prima il rappresentante di Confindustria, anche attraverso un'incentivazione delle imprese che vogliono portare innovazione tecnologica nel nostro paese sul piano della cybersicurezza, attraverso forme di accelerazione e incubazione di nuove start-up che sono disposte a, diciamo, mettersi in gioco su questo piano. Prima Santoni faceva riferimento ai fallimenti, no? Ai fallimenti. Beh, questo tipo di intervento sconta anche l'ipotesi che ci possano essere dei finanziamenti che non vanno a buon fine, perché la start-up magari non riesce nel suo processo ad arrivare al successo, diciamo così, no? E però bisogna comunque investire, cioè bisogna comunque scommettere su queste start-up, naturalmente dopo aver valutato la ragionevolezza, la capacità del soggetto che la propone, questo sì, questo va fatto, ma bisogna anche avere coraggio nell'incoraggiare, scusate l'alliterazione,
nell'incoraggiare la innovazione attraverso il finanziamento, il sostegno finanziario, ma anche il sostegno tecnologico, anche il sostegno sicuritario a questi investimenti. Ecco, quindi ovviamente è una prospettiva, lei mi diceva a che punto è la notte sostanzialmente, è una prospettiva a tendere, è una prospettiva a tendere. Noi abbiamo come orizzonte temporale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il 2026 ed è sostanzialmente lo stesso anno che coincide con la strategia nazionale della cybersicurezza, una strategia nazionale che è nata nel 22, adesso in questo momento è al suo secondo anno, ma traguarda anche questa del 2026. C'è una stretta correlazione tra le due cose, l'applicazione del PNR e l'applicazione delle misure, 82 misure, in cui si articola la strategia nazionale della sicurezza cibernetica in Italia. L'Agenzia naturalmente è al centro di questo processo, perché è per scelta legislativa da qualche anno, da due anni, meno di due anni devo dire, il soggetto centrale nell'architettura del sistema della cybersicurezza. Io mi compiaccio del fatto che questa posizione di centralità sia stata molto colta molto bene nel libro della professoressa Torchia, laddove appunto fa riferimento alla presenza e al ruolo che l'Agenzia svolge nel sistema nazionale della cyber, insomma del cyber in Italia. Grazie. Lei ha fatto degli esempi molto concreti, insomma parlava dell'ATAC, del tema degli sguiti che si possono creare per i cittadini, ma ci ricordiamo un esempio eclatante che è stato quando fu hackerato il sito della Regione Lazio per la salute, e c'era una delle frasi che uscirono è: si sa, cioè, chi ha cercato di hackerarle magari ha ricevuto anche qualche informazione sulla salute addirittura del Presidente della Repubblica che si siede nel Lazio, insomma, si era creato sia tra i cittadini e tra gli altri una sorta di panico, quindi anche per capire quanto coinvolge tutti, non solo aziende e Stato. Allora, direttore Firpo, quando ci siamo parlati per questo evento, lei mi ha detto: io vengo con un doppio cappello, quello di una persona che ha avuto una lunghissima esperienza nel mondo delle istituzioni e oggi ai vertici di Assonime. Ecco, un po' sta emergendo fino adesso, ma con lei volevo capire quanto è difficile passare dalla teoria, perché insomma le teorie ci stanno, però poi alla pratica, quindi portarla a terra, insomma tutti questi ragionamenti e poi portarli a terra. Ad esempio nel libro si sofferma un passaggio sul codice dell'amministrazione digitale, e che insomma è centrale, quindi volevo capire con lei: è un libro bianco oppure insomma come lo dobbiamo vedere questo come paradigma di tante altre cose? Ma tanto grazie per l'invito. Sì, in effetti ho qualche difficoltà a scegliere il cappello con cui parlare, però credo che opterò per il mio passato cappello, perché questa domanda, insomma, mi sono occupato di CAD e di implementazione del CAD, quindi non voglio sfuggire a questo. E per rispondere voglio citare una bella frase della professoressa Torchia, che è a pagina 97, se non sbaglio, che in maniera elegante, io la tradurrò per una vulgata un po' più schietta, mi faccia dire, in cui dice, il modo con cui la professoressa esordisce sul tema dell'amministrazione digitale in Italia, e dice: il rapporto fra amministrazione e tecnologia digitale in Italia ha una storia lunga e articolata, che a casa mia vuol dire travagliata, per tenere anche insomma l'assonanza, travagliata degli interventi normativi. Mentre sul piano della concreta applicazione, ho trovato una cosa meravigliosamente elegante, delle norme, gli sviluppi sono stati lenti e diffusi, in maniera ineguale sul sistema amministrativo nel suo complesso. Ecco, questo mi sembra, già solo questo merita, secondo me, leggere il libro della professoressa, perché è verissimo. Noi abbiamo, faccio un esempio, anche sul mio vissuto personale. Io ho iniziato a lavorare nelle istituzioni al Ministero dello Sviluppo Economico, e uno dei primissimi provvedimenti a cui lavorai nel 2012 era un decreto legge sull'agenda digitale. 2012. Decreto legge crescita del luglio del 2012. Lì c'erano diverse norme che andavano a, diciamo, rivedere il CAD e modernizzarlo, arricchirlo. Una di queste è la norma fondamentale su cui si basa una trasformazione digitale nelle imprese come in uno Stato, che è dotarsi di infrastrutture cloud.
perché se non si parte da sta roba qua si va veramente poco lontani, anche sulla cyber security, caro Bruno, perché finché noi giriamo con 32.000 CED, ecco, la nostra cyber security non è proprio the best in class, fatemi dire. La norma del 2012, ok, articolo 33 septies, lo ricordo ancora, e si è iniziato faticosamente a implementarla. Parliamo di un blocco fondamentale per qualunque processo di trasformazione digitale in qualunque posto. Si è iniziato a implementarla grazie alla poderosa iniezione, fatemi dire, di riforme e investimenti del PNRR, perché se no fino ad allora questo era assolutamente una cosa che non veniva toccata. Avete toccato il tema del Lazio, e il tema del Lazio è anche, fatemi dire, una derivata di una modalità molto, come dice la professoressa, molto diffusa in maniera ineguale dell'approccio al cloud, perché il cloud del Lazio, ecco, è stato un po' un problema, fatemi dire. Ecco, qui sta un po' il nocciolo, cioè come riuscire a tradurre il CAD, che è una legislazione piuttosto forte, piuttosto valida ancora oggi, in implementazioni che aiutino a progredire su questo fronte, soprattutto sul fronte, fatemi dire, della trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Cloud numero uno, e vedo che ancora si fa molta fatica, cioè ancora c'è un protezionismo su il CED, nascosto più o meno qua sotto, pur di non far migrare i dati, nella quasi consapevolezza che questo sia un modo sicuro di tenere i dati. E qui l'agenzia che Bruno adesso ha il compito di guidare ha un ruolo fondamentale, perché l'unico modo di scardinare, vecchie abitudini, è proprio la cyber, perché è solo tramite un concetto di cyber evoluto e moderno che si spinge le amministrazioni a migrare sul cloud. C'è una grande occasione su questo, il PNRR mette a disposizione dei fondi, lo fa in maniera anche molto aperta, con una visione anche di mercato, però senza un passaggio massivo delle amministrazioni su infrastrutture cloud di un certo livello, difficilmente si andrà lontani, anche perché, qua ve la traduco in maniera un po' volgare anche qua, quando si migra al cloud, come in ogni trasloco, si fa ordine. E quindi è la grande occasione per fare ordine agli applicativi, che sono, non mi esprimo, molto incasinati. Il cloud ti dà l'occasione di utilizzare un'infrastruttura sicura, dove poter portare i dati, e di fare ordine agli applicativi, cosa ulteriormente necessaria in questo paese. Dico ancora una cosa, perché voglio essere stringato. Per fare questo nella pubblica amministrazione, ed evitare, non riesco a entrarmi in testa sta roba qui, sviluppi diffusi in maniera ineguale, occorre un'autorità, occorre che qualcuno abbia la responsabilità di questa cosa, occorre cioè quello che esiste nei paesi che hanno avuto successo in questi processi di trasformazione, e l'Italia è ancora un paese che può avere successo su questo fronte, io lo penso totalmente. Ma c'è bisogno di un'autorità che disegni le architetture, perché noi non possiamo vivere con architetture disegnate in maniera diversa tra i ministeri, in maniera diversa tra le regioni, in maniera diversa tra i comuni. Non è gestibile questa roba qua. In qualche maniera il digitale, non portato agli estremi dei monopoli e degli oligopoli, ma necessita di centralizzazione delle decisioni, perché se no è foriero di inefficienze. Quindi ci vuole un'autorità, poi è un'autorità che può essere disegnata in due modi: o ha un potere forte di coordinamento, e quindi deve essere un ministero forte, probabilmente incardinato alla presenza del Consiglio con compiti di vigilanza e di coordinamento, o deve essere un qualcosa che ha il budget. Perché si è riusciti col PNRR a progredire in maniera, a mio avviso, significativa sul fronte della trasformazione digitale in tanti capitoli?
perché c'era il potere dei soldi, perché finalmente il potere dei soldi era accentrato in un'amministrazione e questa amministrazione poteva permettersi di fare la design authority del sistema. Ecco, questo è un elemento centrale. Se manca questo, la trasformazione digitale del paese andrà a rilento e non vorrei ritrovarmi tra 10 anni nella situazione in cui la trovai nel 2022. Anche perché il 26 è domani, esattamente. Grazie. Allora, sì, adesso giustamente tocca a lei. Insomma, abbiamo un po' sviscerato alcune tematiche che sono state affrontate nel libro, però insomma, chi meglio di lei invece ci può raccontare qual è la formula, a che punto è la formula Stato digitale oggi? Sì, grazie. Mi permetta prima di tutto di ringraziare la Fondazione Lottomatica, il Centro di Studi Americano, e tutti voi che siete qui e i presentatori. Sono particolarmente lieta di quello che ho sentito perché, come voi sapete forse, il libro è stato scritto con una destinazione prevalentemente accademica, anzi didattica. È un libro scritto per i miei studenti sulla base delle lezioni che ho tenuto negli ultimi anni nel corso di diritto amministrativo a Roma 3. Però gli esperti che ne hanno parlato oggi non solo hanno, come dire, perfettamente colto la rilevanza del tema, ma ci hanno fornito, avete sentito, una grande ricchezza di questioni, di spunti, di riflessione sul piano generale come sul piano concreto. Quindi sono pronta forse non solo alla seconda ma quasi alla terza edizione, perché ci sono tante cose che da quando questo libro è stato scritto sono cambiate. Per venire alla sua domanda, la formula Stato digitale. La formula Stato digitale è naturalmente una formula evocativa, non è una formula che ha un preciso valore scientifico, non è precisa scientificamente, però consente di mettere insieme due aspetti di questo fenomeno. Consente di mettere insieme lo Stato che utilizza, l'avete sentito, la tecnologia per esercitare i suoi poteri, per esercitare le sue funzioni, e lo Stato che regola la tecnologia per disciplinare gli effetti che la tecnologia ha, ormai ne siamo tutti consapevoli, sull'economia, sulla società, sulla politica, sulla democrazia. Abbiamo avuto in questi ultimi anni infiniti esempi di come il fenomeno tecnologico sia pervasivo in tutte queste dimensioni. Due battute brevi su questi due aspetti. Sotto il primo aspetto, ricordava prima il dottor Firpo, io ho cercato, non so se elegantemente, ma diciamo prudentemente, di dire che sì, certo, la diffusione non è proprio uniforme nel sistema amministrativo italiano, però non è neanche inesistente. Ci sono settori, penso all'Agenzia delle Entrate, penso alla gestione di alcuni concorsi o gare pubbliche, alla gestione di alcuni servizi pubblici, persino a un settore che in generale non brilla, diciamo, per modernità, che è la giustizia tributaria, dove però si stanno invece facendo degli esperimenti di utilizzo di sistemi tecnologici e di intelligenza artificiale per semplificare, per chiarire, per modernizzare. Sicuramente la sfida maggiore è quella del cloud, come veniva ricordato, perché non soltanto quando si trasloca si mette ordine e si cerca anche di buttare un po' di roba in genere, no? Diciamo, scoprendo tutto quello che non serve più, ma per quanto riguarda l'amministrazione il trasferimento sul cloud non è semplicemente un viaggio da una destinazione all'altra, significa reingegnerizzare i procedimenti amministrativi, perché se noi mettiamo sul cloud i procedimenti amministrativi come sono oggi, mi permetto di dire, forse non vale neanche la pena di fare questo sforzo, no? Perché complica tanto senza darci un vantaggio, mentre andrebbero reingegnerizzati. Sempre sotto il profilo dello Stato che esercita e che usa la tecnologia, avete sentito, emergono nuove funzioni, nuovi interessi nazionali. L'interesse alla cyber security, solo qualche anno fa nessuno di noi si sarebbe posto il problema, oggi è diventato un interesse nazionale importante, con un'apposita autorità che se ne occupa, con una nuova organizzazione, con un bilancio significativo e con una necessaria collaborazione in questa nuova funzione di cyber security
sia fra gli Stati, perché nessuno Stato si difende da solo, come diciamo le cronache si incaricano di dimostrare, sia fra pubblico e privato, perché la cybersicurezza è qualcosa che riguarda ovviamente sia le imprese che lo Stato. Sotto il secondo profilo, lo Stato regolatore, qui è ovvio che c'è un problema di fondo della regolazione. Come si regola l'innovazione? Tendenzialmente non è possibile, perché finché la ruota non è stata inventata è impossibile regolare la ruota, e quindi la ruota comincia, come dire, a rotolare sulle strade prima che qualcuno abbia fatto una regola. E questo, lo ricordava prima anche il dottor Santoni, è quello che è successo con l'atteggiamento americano di dire sono start-up, facciamole sviluppare, poi uno si ritrova con dei sistemi monopolistici integrati verticalmente che hanno bilanci e poteri ben più significativi di molti stati. Quindi oggi siamo in una situazione in cui la convinzione scusate, che l'autoregolazione non basti è diffusa. Anche le stesse piattaforme cominciano a pensare che sarebbe bene avere qualche regola, perché questo le copre dalla responsabilità. E diciamo, c'è una lezione che impariamo dal passato: nessuno, io credo, farà con ChatGPT, me lo segno per la seconda edizione, con ChatGPT lo stesso errore che ha fatto con le start-up. Cioè nessuno dice oggi vediamo come si sviluppa e poi lo regoliamo fra 10 anni. C'è il problema di come regolarlo, però guardate, il problema di come regolarlo dipende anche dalla caratteristica molto specifica di queste innovazioni tecnologiche, perché il linguaggio generativo al quale tutti abbiamo giocato negli ultimi anni è stato messo, come molte altre applicazioni o software, sul mercato prima che fosse davvero diciamo completo e definito, come una cosa con cui gli utenti giocano, e proprio il fatto che gli utenti giocano gli consente di addestrarsi e di migliorare. Ora voi immaginate se qualcuno decidesse di mettere sul mercato un'automobile dicendo guarda, non so bene come funzionano i freni, il volante, cioè tu guida e poi noi la aggiustiamo. Ovviamente questo non sarebbe possibile, ma con la tecnologia avere la regolazione ex ante, l'omologazione come ce l'abbiamo per le automobili, è molto molto più complicato. E quindi il diritto, che fa il suo mestiere anche quando si tratta di regolare questioni che in realtà sono questioni molto tecniche, che cosa fa? Inventa nuovi diritti, inventa il diritto all'oblio, il diritto alla privacy, il diritto a non essere giudicati o ad essere destinatari di un provvedimento amministrativo preso senza l'intervento umano, inserisce il diritto alla connessione, il diritto a internet nelle costituzioni, per esempio nella Costituzione greca, stabilisce che l'amministrazione non può usare algoritmi se non ha prima dimostrato come essi funzionano, che essi siano comprensibili. Quindi, come dire, si va creando una sorta di legalità algoritmica che si aggiunge, che è uno sviluppo della legalità come noi la conosciamo, e si sta creando, ormai c'è una forte letteratura su questo, una sorta di costituzionalismo digitale. La Costituzione resta quella che noi conosciamo, ma diciamo entra anche in questa dimensione. Secondo alcuni, secondo alcuni quello che si dovrebbe fare, è una delle cose che anch'io ho proposto nel libro, è trattare gli algoritmi come i vaccini, forse perché usciamo tutti da un'esperienza in cui se n'è tanto parlato, e cioè fare dei trial, vedere come l'algoritmo funziona, che esiti ha, che cosa produce, se produce effetti discriminatori, se produce effetti negativi, e sin dalla progettazione inserire, come dire, degli anticorpi, delle correzioni. Perché il modo in cui funziona l'algoritmo, qui ci sono persone che ne sanno molto più di me, ma io vi dico quello che è davvero rilevante da un punto di vista giuridico, è che non c'è un modello, una teoria dietro. Sono i dati che guidano.
Quando voi andate su ChatGPT e scrivete chi risica e quello conclude non rosica, non è chi non risica, scusate, non rosica, non è perché lo sa, non è perché l'ha letto, è perché statisticamente sa che tutte le volte che ci sono quelle tre parole, poi seguono quelle altre due. Ma questo, come diciamo ormai molti scienziati e filosofi hanno dimostrato, questo significa che sì, forse questa intelligenza è artificiale, ma non è intelligenza nel senso in cui noi pensiamo l'intelligenza, cioè non c'è un pensiero dietro, c'è un modello completamente guidato dai dati. E quindi, diciamo, se non vogliamo né essere, secondo un vecchio titolo di un libro di Umberto Eco, che io cito sempre in questi casi, si chiamava Apocalittici e Integrati, né apocalittici, temendo catastrofi che poi non si verificano, né integrati, e quindi camminando, diciamo, su strade troppo pericolose, credo che l'antidoto principale e più importante sia sempre il pensiero critico, come quello che esercitiamo nell'università e come quello al quale è stato dato spazio oggi con l'organizzazione di questa presentazione, di cui ancora vi ringrazio. Mentre la professoressa parlava mi è venuto in mente di andare a riguardare un passaggio del libro che dice che secondo un ricercatore 70 mi piace messi su Facebook fanno conoscere all'algoritmo di più della persona del suo miglior amico. Quindi, insomma, veramente allarmante. Allora, facciamo un ultimo giro velocissimo e volevo chiedere al dottor Santoni, ecco, il ruolo del regolatore, quanto è importante e soprattutto dove dovrebbe intervenire? Oggettivamente io non riesco a rispondere a questo perché non sono esperto, ma devo però fare una riflessione su questo che secondo me aiuta a capire come superare questa complessità, la velocità della tecnologia, la rilevanza della tecnologia e le regole. E il settore sta facendo degli investimenti, io ho la fortuna di lavorare in un'azienda globale e vedo il movimento delle aziende globali del settore e uno degli sforzi più importanti è quello di inserire nell'intero processo di sviluppo, che sia intelligenza artificiale, che sia tecnologia, i processi che fanno in modo che alcuni dei diritti che devono essere osservati, delle regole che devono essere osservate, sono profondamente integrate nel modo in cui si sviluppano le soluzioni digitali. Se noi non creiamo degli sviluppatori di software consapevoli del diritto della privacy, noi possiamo creare qualsiasi regola possibile e immaginabile e non lo risolveremo perché non avremo mai quella velocità che è la velocità della tecnologia. Se noi non rendiamo consapevoli tutti i cittadini sull'opportunità o la minaccia della cyber security, possiamo inventarci la migliore tecnologia, il suo team potrà fare le migliori regole, le migliori incentivi, non lo risolviamo. Allora la mia suggestione è la consapevolezza. Secondo voi è giusto che il digitale non venga studiato a scuola? Noi ci auguriamo di avere dei figli e degli studenti che siano più consapevoli di digitale. Secondo voi un medico deve avere delle competenze digitali? Secondo voi il digitale è ancora un mondo per tecnici? È il mondo degli ingegneri smanettoni? Secondo me non siamo più in quel mondo lì. Siamo in un mondo dove il digitale è mainstream e siamo in un mondo dove la consapevolezza del digitale deve essere distribuita, bene comune, diritto di tutti i cittadini italiani. E per me questo è un grande impegno nel cercare di favorire, collaborando tutti insieme, nel fare in modo che noi creiamo dei cittadini italiani più consapevoli. La consapevolezza facilita le regole e le regole danno garanzia e la garanzia dà fiducia e la fiducia crea investimenti e gli investimenti creano opportunità per le persone.
E quindi io mi auguro che questo possa avvenire proprio partendo da noi e partendo proprio qua in Italia. E mi ritrovo con Stefano. La narrazione che noi siamo indietro, il digitale, l'Italia, siamo brutti e cattivi, la pubblica amministrazione. Guardate, io, ok, sono italiano, va bene. Non è così. Non è più così. E quindi noi dobbiamo riguardare questo settore e questa attività di digitalizzazione con uno spirito diverso, partendo dalla riflessione delle regole. Grazie. Grazie. Direttore Frattasi, la professoressa l'aveva un po' citata, volevo tornare su un punto dell'Europa. Ecco, è possibile fare sistema in Europa proprio sul tema della cybersicurezza? No, io non credo che sia possibile, deve essere possibile, deve essere necessario, è necessario. Innanzitutto noi sappiamo che l'Unione Europea è ritornata sul tema con una nuova direttiva che dovrà essere tra poco, l'hanno approvata credo a dicembre, pubblicata a gennaio di quest'anno, e dovrà essere tra poco la nuova direttiva NIS, la seconda, la prima era del 2016, questa appunto è stata approvata da qualche mese, che dovrà essere poi trasformata in una norma nazionale, cioè dovrà essere poi diciamo adottato un decreto legislativo che la diciamo traspone nel nostro ordinamento interno. E quindi è una direttiva che ritorna su quella e sulle fragilità che aveva la prima direttiva riguardo soprattutto al suo impianto, che viene ripensata e rimodulata dall'Unione Europea. Poi c'è una ulteriore novità, lo leggevo proprio ieri su un articolo che mi è stato tradotto del Figaro, che interveniva, noi abbiamo una buona diciamo un monitoraggio delle fonti aperte anche della stampa estera sul tema della cybersicurezza. Questo importante giornale francese, uno dei primi, forse il primo in Francia e tra i primi in Europa come importanza della testata, faceva riferimento alla prossima adozione di un regolamento europeo che andrà a costituire la solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea contro gli attacchi cibernetici. Quindi non c'è soltanto il tema delle regole, cioè di dare un diciamo frasario comune a tutti gli attori del sistema europeo, ma anche quello di costruire un sistema, uno scudo, lo chiamano così, di cybersicurezza o di cibersicurezza, perché a volte noi nel regolamento lo chiamiamo anche all'italiano, nel regolamento che abbiamo trasposto in Italia, per fare in modo che si crei una solidarietà tra i paesi e quindi una integrazione degli sforzi tra i paesi che rendono più sicuro non un paese soltanto, ma tutto il sistema dell'Unione Europea. Quindi sicuramente quello che lei ha posto è un tema che verrà ulteriormente coltivato, perché il quadro eurounitario, come viene chiamato, e quindi anche quelli poi discendenti, quelli nazionali, sono in grandissima evoluzione, in costante, incessante evoluzione. Quindi avremo ancora, mi spiace per te, altre regole, ma l'importante è poi saperle applicare e portarle a uno stato pratico applicativo che sia, diciamo, soddisfacente. Direttore Firpo, stiamo parlando appunto di normative europee, una sfida per l'Italia. Secondo lei da dove dobbiamo partire? Ma allora, noi siamo in una fase in cui l'Europa si è dato molto da fare su questo fronte, la professoressa parlava appunto di costituzionalismo digitale, cioè, sta usando le regole quasi per creare nuova competitività europea su questo fronte. È un esperimento molto ambizioso, molto complicato, perché il gap da recuperare non è banale. Ed è un esperimento su cui ancora, diciamo, la giuria è lì che aspetta. Nel senso che, se vediamo quello che è stato fatto finora, ovvero la normativa su Digital Market Act, Digital Service Act, tesa appunto un po' a contrastare lo strapotere delle piattaforme, dovrà trovare presto un'applicazione nei paesi e coordinarsi anche con le normative antitrust, e lì bisognerà vedere come funzionerà, però è certamente una normativa che regola, disciplina e moralizza, se vogliamo, questo settore, e quindi potrà aprire spazi di concorrenza e di contendibilità di questi mercati più forte, e anche di maggiore spazio per il mondo produttivo
nell'utilizzare queste piattaforme. Poi c'è tutta una regolamentazione, fatemi dire, che tocca i dati, sia Agostino ne parlava, ma anche la professoressa, e sui dati c'è una gran confusione, guardate, perché come dire, si parlava estrarre valore dai dati, tutte queste piattaforme estraggono valore dai dati, ma il dato di per sé non ha valore, è combinare i dati che ha valore. Lì ci sta il meccanismo e dobbiamo essere bravi a fare questa cosa qua, a combinare i dati. E anche tutto questo tema della privacy è un po', secondo me, sballato nel suo approccio. E per combinare i dati, come dire, bisogna creare collaborazione, grande collaborazione, con regole chiare. Lì l'Europa sta portando avanti, ha già portato avanti il Data Governance Act e sta portando avanti il Data Act, sono normative molto importanti che, diciamo, costruiscono uno schema giuridico per la condivisione ordinata dei dati. È una grande opportunità, secondo me, è una grande opportunità per le autorità pubbliche per valorizzare i dati. Faccio un esempio che adesso mi è venuto in mente adesso, ma se vogliamo ad esempio decarbonizzare e dobbiamo fare la carbon capture, forse i dati sui pozzi detenuti dai concessionari pubblici di trivellazione bisognerebbe forse diffonderli e creare valore su questi dati, ok? Per fare un esempio che mi è venuto adesso. Ma anche il data art sulla condivisione dei dati industriali, si aprono spazi enormi per la digitalizzazione del nostro manifatturiero. Ecco, cogliere queste cose però non è facile, perché ancora noi abbiamo una cultura, sia nella pubblica amministrazione, fatemi dire, sia anche nel mondo privato, in cui il dato è mio, se te lo do, quello è cattivo, questo è sporco, e c'è grande difficoltà a costruire collaborazione sui dati. Agostino parlava di Gaia X e dell'importante progetto sui cosiddetti Data Spaces, che sono un progetto importantissimo portato avanti dalla Commissione. Ecco, però se io guardo ancora tra lo sforzo regolamentare che è stato fatto, secondo me in una direzione corretta, e quanto questo ha prodotto in termini di, fatemi dire, di politica industriale, ecco, ancora lo scarto, a mio avviso, è molto forte. Grazie. Professoressa, in conclusione, insomma, ci stiamo avviando alle conclusioni, volevo chiedere, in una realtà così in divenire come il digitale, quanto è complesso per il diritto stargli dietro? Fortunatamente molto, perché se no non so che cosa noi faremmo. Quindi per il diritto viene sempre dopo. Il diritto viene sempre dopo che il fenomeno si è realizzato, si è visto qual è il problema e a quel punto, nell'ambito, come dire, delle possibili soluzioni, si trova quella ragionevole. Però, ripeto una cosa che dicevo prima, a questo punto noi siamo avvertiti dall'esperienza. Cioè non succederà più che arriva Google e nessuno se lo aspettava, perché l'esperienza ha insegnato. E se voi guardate per esempio i regolamenti europei che venivano citati prima, quello sui mercati e quello sui servizi, lì è chiaro che la Commissione e il Parlamento hanno pensato: la legge antitrust e la legge sul commercio elettronico non sono sufficienti, cioè non possono essere applicate tal quale a questi nuovi soggetti. Per questi nuovi soggetti facciamo una nuova regolazione, e con degli obblighi ex ante e quindi con l'attribuzione a una serie di autorità di controllare che quegli obblighi vengano rispettati. Lo stesso nuovo è l'approccio del regolamento sull'intelligenza artificiale, che dice alcune applicazioni sono vietate perché sono manipolative della dignità umana, altre sono pericolose, altre invece possono essere autorizzate. Naturalmente il diritto poi è un po', come dicono gli inglesi, come la prova del budino, cioè bisogna vedere se funziona. L'Unione Europea è conosciuta come un nano economico e un gigante regolatorio, e quindi ha fatto uno sforzo regolatorio enorme che però ha un effetto di leadership, questo è divenuto evidente con la privacy. Dovremo vedere nei prossimi anni se queste regole
che sono tante, che ci sono, che danno un'intelaiatura importante, verranno rispettate se le autorità avranno la forza di rispettarle. Però continueremo da questo punto di vista, ci saranno giudici che scriveranno delle sentenze, ci saranno legislatori che cambieranno le norme, il diritto viene dopo ma non si ferma mai a questa caratteristica di fondo. Grazie, grazie davvero. Visto che gli spunti sono davvero tantissimi, io chiamerei Alfonso Celotto, costituzionalista e componente dell'advisory board della Fondazione Lottomatica, per tirare un po' le fila di questo incontro. Grazie. Mi avete affidato un compito praticamente impossibile. Perché è un compito impossibile concludere un dibattito del genere, almeno per due ragioni. La prima è l'alto valore dei contributi che abbiamo ascoltato. La seconda è che il tema in sé non può essere concluso. Non può essere concluso, e questo ce lo dice il sottotitolo del libro, no? Con garbo, una introduzione, nella piena consapevolezza che è solo l'inizio dei problemi e che probabilmente tutto questo fra 3 anni, 5 anni sarà storia del diritto, non diritto amministrativo, diritto pubblico. Allora, io cerchiamo di prendere un po' i punti che sono stati detti, i punti principali. Allora, il vicepresidente Santoni ci richiama soprattutto 3 punti. No, il fatto, secondo me, il principale è quello: le regole non bastano. Serve la consapevolezza, serve l'educazione, perché soprattutto su un settore così importante, così diffuso, lo sforzo di porre delle regole devono essere anche regole che sono capite da noi utenti, e noi utenti dobbiamo sapere come ci confrontiamo. Ovviamente le regole si accompagneranno alla consapevolezza, questo ci farà aumentare la sicurezza come secondo punto, e inevitabilmente lo Stato non riesce a regolare da solo tutto questo. Lo Stato deve avere la collaborazione delle imprese, giustamente la vista, la visione sulla parte di economia, dei dati, ma anche per essere più efficaci nella regolazione. Il direttore Frattasi, il prefetto Frattasi, si è posto la domanda chiave di tutto questo sulla sicurezza: ma i sistemi sono maturi? Giustamente i sistemi di sicurezza inseguono un fenomeno in grande evoluzione, che deve essere monitorato e costruito. Cioè, giustamente ricordato, le 82 misure aperte, i 623 milioni di finanziamento, e ovviamente che per fare tutto questo non basta la regolazione, ma serve incentivazione e formazione. Questo è, noi sempre riteniamo che la formazione sia un po' un mito da utilizzare, da non saper sfruttare, ma soprattutto in questo settore di grande innovazione la formazione è decisiva. E anche lì lo spunto che, come l'educazione civica, forse anche il digitale dovrebbe essere insegnato nelle scuole, no? Lo spunto anche questo che veniva da Santoni, ma che poi è uno dei fili comuni di tutti gli interventi, l'idea di educazione e consapevolezza. Il direttore Firpo ci ha ricordato quanto è faticoso il mondo dell'amministrazione digitale, no? L'ha fatto con garbo, ci ha raccontato le esperienze poi anche comuni alle volte di questa grande frammentazione che c'è nel mondo dei dati, di questa gelosia quasi feudale, no? Di non voler condividere i dati, il fatto che ogni ospedale ha il suo server, che ovviamente un server tenuto poi in uno scantinato senza alcuna forma di reale sicurezza, che però quei dati non li vuole cedere a nessuno. E ha auspicato giustamente l'idea di una autorità dei dati, perché ormai l'abbiamo visto anche in tante riunioni ministeriali che poi abbiamo condiviso, come la frammentazione delle competenze non aiuta a dare una piena capacità di decisione, e quindi un'autorità dei dati, almeno a livello nazionale, in collegamento con un'autorità europea, ci può portare a una miglior soluzione. L'autrice del libro ci ha ricordato che il diritto è tardigrado e misoneista, no? Queste sono due cose che noi spesso ci ripetiamo. Il diritto arriva sempre dopo. Quando il diritto ha un fenomeno nuovo, annaspa nel regolarlo. Anche l'automobile, no? Fu 150 anni fa difficilissima da regolare, e in genere il diritto ha paura delle novità e quindi alla prima occasione vieta ChatGPT come se la soluzione fosse quella, no?
che poi ci accorgiamo che ovviamente vietare non è la soluzione, come ci ricorda il maggior divieto della storia, il proibizionismo. Non è quella la soluzione. La professoressa ci ricordava le due declinazioni del titolo, no? Stato digitale in che senso? Stato digitale che utilizza, quindi lo Stato che utilizza il digitale. Uno dei grandi problemi dello Stato che utilizza il digitale è che cosa abbiamo fatto in questi ultimi 15-20 anni? Abbiamo preso i vecchi procedimenti amministrativi e ci abbiamo messo dentro dei pezzi di digitale. Quindi io per fare il modulo, il classico modulo di richiesta di qualsiasi cosa, ho l'antico modulo che probabilmente discende da una legge del 1865, però quel modulo lo posso scaricare da un sito. Poi lo devo stampare ovviamente, a quel punto lo devo firmare digitalmente, cartaceamente e poi invece di portare allo sportello lo mando via PEC con tutte le difficoltà di collegamenti, speed, CIE e così via. Quindi questo tipo di Stato che utilizza il digitale è uno Stato che fa grande fatica perché mescola il mondo della burocrazia tradizionale col digitale. Questo è uno dei grandi passi che ancora dobbiamo compiere, cioè rileggere in chiave digitale i procedimenti. Questo il libro lo dice benissimo, no? Bisogna ripensarlo il procedimento completamente per renderlo digitale. Poi c'è il secondo profilo, forse ancora più complicato. Lo Stato riesce a regolare tutto questo? È difficile la regolazione di questi fenomeni, anche perché all'inizio sono state viste, come è stato ricordato, come start-up, hanno fatto delle corse enormi, sono diventate più grandi di molti degli stati del mondo, più capitalizzati, più potenti, più incisivi. Tutto questo ci porta a una conclusione, tutti questi spunti del dibattito, ma io riflettevo che probabilmente la conclusione è ancora nel titolo del libro, perché il titolo del libro si presta, poi chiederò a Luisa se lo ha fatto apposta o è soltanto un lapsus in questo, perché il titolo si può leggere in due modi totalmente differenti, secondo me l'ha fatto apposta. Perché? Perché da una parte è la regolazione del digitale, cioè lo Stato che regola e utilizza il digitale, ma a leggerlo nell'altro modo il titolo è il digitale che diventa Stato. E questa è una cosa che serpeggia, no, nel libro in vari punti, la sovranità, la battaglia per la sovranità digitale. Oggi la sovranità su Facebook, su Twitter, su Instagram ce l'hanno gli stati? O sono le stesse piattaforme ad avere la sovranità? E questo è un dilemma, è il dilemma di fondo. È vero che le piattaforme cercano regolazione. Però è anche vero, e qui parlo da costituzionalista, che se uno vuol giocare pensa che una piattaforma oggi ha i famosi tre elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, governo. E sono autonomi, nel senso che è una sovranità autonoma, nel senso che ha delle comunità da 1 miliardo, 2 miliardi di, fra virgolette, cittadini. E lì c'è un altro problema che poi il libro affronta, che sarà uno dei grandi spunti dei prossimi anni. Ma noi siamo cittadini dentro a tutto questo? E noi oggi siamo utenti. Noi siamo utenti e questo ci fa, tornando alle categorie costituzionalistiche, essere più simili a quelli che erano i sudditi, i regnicoli dello statuto, no? Gli appartenenti al regno che sono regolati da un'autorità. E quindi un altro delle grandi sfide che il libro così indica sarà quella di capire se sarà il digitale ad autoregolarsi restando Stato, oppure se saranno gli Stati che regolano e regoleranno il digitale. E qui a me tornavano in mente categorie, no, antiche. Alla fine, come è stato possibile portare democraticità all'interno dei sistemi? È stato possibile con la Magna Carta, è stato possibile con le rivoluzioni, no? Hegelianamente con la ribellione della moltitudine all'interno del modello.
E probabilmente quello sarà la sfida dei prossimi anni, sto parlando del grande sistema e non delle piccole applicazioni, giustamente, di capire se noi utenti riusciremo a diventare cittadini, con la suggestione incredibile che spesso sono le piattaforme a concederci elementi di cittadinanza, come ha fatto Facebook con l'oversight, che giustamente viene ricordato, dove ci ha concesso la prima cosa, quella della giurisdizione. Perché la giurisdizione è la prima concessione che fa il re con la Magna Carta ai suoi cittadini. Quindi sono veramente dei temi di grande fascino. Io ringrazio questa sala pienissima e lo ringrazio anche a nome della Fondazione Lottomatica, perché ci fa capire che il tema è importante e da approfondire. Grazie davvero a tutti. Grazie, grazie per queste conclusioni, grazie alla Fondazione Lottomatica, grazie a tutti voi che avete contribuito con le vostre riflessioni a dare spunto, e sono certa che la professoressa farà un secondo volume anche grazie a questi spunti. Grazie professoressa, grazie a voi tantissimi che ci hanno seguito da casa. Buona serata. Grazie alla nostra moderatrice.